Bernardo Lapallo è un americano nato in Brasile nel 1901 e vissuto fino all'età di 114 anni. Hello there, my name is Bernardo Lapallo. I was born in Brazil in 1901. Proprio grazie alla sua longevità negli Stati Uniti è diventato famoso, ha rilasciato tante interviste e ha potuto spiegare dettagliatamente quali sono i segreti per vivere così a lungo. In questo video andiamo a capire ancora una volta dalle persone ultracentenarie quali sono stati i loro segreti per vivere così tanto e senza malattie. Alma Fisio, curare, non trattare. Se per tanti è già un traguardo incredibile, se non impossibile, quello di arrivare fino a 100 anni, quest'uomo veramente è riuscito ad arrivare a battere quasi tutti i record, arrivando all'età di 114 anni. Nato nel 1901 a Victoria, in Brasile, pochi anni dopo si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove il padre ha praticato per tutta la sua vita come medico. In tutto un secolo praticamente Bernardo è stato testimone di tantissimi avvenimenti che sono rimasti nella storia. Dall'affondamento del Titanic, dalla prima e la seconda guerra mondiale, per passare per la scoperta del DNA nel 1950 e per finire ha visto anche il primo uomo mettere piede sulla luna. Il vantaggio più grande, secondo lui, è avere un padre medico che gli ha sempre dato indicazioni precise su quali fossero le cose sane e quali non fossero. E sono 5 i cibi principali che Bernardo imputa come quelli più utili per una vita longeva: aglio, olio, cannella, miele e cioccolato. L'aglio è sicuramente da includere tra i super alimenti, disponibilissimo anche in Italia e parte integrante della cucina mediterranea. L'aglio, e in particolar modo l'aglio crudo, ha delle proprietà uniche che dovrebbero essere sfruttate e utilizzate tutti i giorni. L'allicina, questa molecola principale all'interno dell'aglio, che sembra essere proprio la sostanza più utile per la salute, ha effetti positivissimi nella salute del fegato, dei reni, nell'abbassare la pressione sanguigna e come potente antiossidante, antinfiammatorio e antitumorale. Bernardo Lapallo indicava orgoglioso come cercasse di aggiungere l'aglio in ogni sua ricetta e perlomeno ne mangiava uno spicchio al giorno. Il secondo alimento tanto promosso da questo ultracentenario è il cioccolato, in particolar modo il cacao, che nasce e cresce proprio in Brasile. Il cacao in effetti è ricchissimo di polifenoli, che sono delle sostanze particolari che hanno proprio una funzione speciale nel proteggere i vasi sanguigni e il sistema cardiovascolare. Tieni presente però che quando riscaldi il cacao, quando lo lavori, come per esempio nel cioccolato al latte o fondente, tantissimi di questi stessi polifenoli vengono persi, circa il 60%. Per questo è molto più efficace spolverare il cacao crudo dentro una tua ricetta piuttosto invece che andarlo a cercare all'interno del cioccolato. Terzo alimento, la cannella. Cannella di cui abbiamo già fatto un video anche noi, che puoi trovare cliccando qui in alto. Bernardo diceva una cosa: se diamo la cannella ai diabetici per controllare la glicemia, sicuramente questo alimento può fare bene anche a me. Ed in effetti ha ragione, perché abituarsi a spolverare un po' di cannella o a masticare il legnetto direttamente così com'è può sicuramente aiutarti a controllare la glicemia, evitare i picchi di zuccheri nel sangue e quindi avere un controllo diretto sui tuoi ormoni. Sappiamo infatti che l'insulina è uno degli ormoni principali che poi scatena a reazione la produzione o l'inibizione degli altri ormoni all'interno dell'organismo. Se quindi riusciamo a controllare i picchi di insulina, evitando quelli eccessivi, potremmo sicuramente avere un controllo su tutto il resto del nostro organismo, evitando le problematiche e le malattie conseguenti a un disequilibrio ormonale. Anche la cannella ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antidiabetiche e antitumorali, e sicuramente vale la pena aggiungere a spolverarla alle tue ricette. Il quarto cibo, un cibo che veramente è parte integrante della cultura italiana e della cucina italiana: l'olio extravergine di oliva. L'olio d'oliva è internazionalmente riconosciuto per le sue eccezionali qualità contro l'invecchiamento e la degenerazione del sistema nervoso centrale. È infatti studiato per le sue ottime qualità nel prevenire ed evitare il rischio di morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Addirittura, proprio per le sue qualità uniche, è stata associata l'assimilazione di olio d'oliva con un abbassamento del dolore e dell'infiammazione nelle persone con artrite reumatoide. E per finire, il quinto alimento, un alimento che mangiano tantissimo anche le popolazioni indigene della Tanzania, il miele. Miele che tu pensa in Africa, nelle popolazioni che vanno a caccia e raccolta, può raggiungere fino al 30% dell'introito calorico ed è utilizzato in abbondanza anche da questo ultracentenario. Visto che è un prodotto legato alla processazione dei fiori e delle piante,
anche nel miele troviamo tantissimi antiossidanti e sostanze positive che possono avere un effetto antibatterico e antivirale. Tu pensa una curiosità, il miele spesso in passato veniva applicato direttamente sulle ferite proprio per le sue qualità antibatteriche e per evitare le infezioni. Se però dobbiamo dirla tutta, ricordiamoci, il miele deve comunque essere assunto in moderazione perché è comunque uno zucchero semplice che può avere un impatto eccessivo sulle calorie quotidiane e un impatto eccessivo sulla glicemia. Oltre a questi 5 cibi, Bernardo però ha svelato tante altre piccole cose che faceva proprio per la sua longevità, proprio per salvaguardare la sua salute. Era principalmente vegetariano, mangiava tantissima avena, cereali integrali, legumi, tè verde matcha e verdure a foglia verde. In aggiunta aveva alcune regole precise che cercava di seguire sempre alla lettera. Mai mangiare hot dog, carne rossa o patatine fritte. Questo era il punto di vista di Bernardo Lapallo. E secondo lui non c'è stato un giorno nella sua vita in cui si sia ammalato. Non possiamo accertare che questa cosa sia assolutamente vera, ma senza dubbio seguire queste regole anche per te potrebbe essere molto molto positivo. Per finire, come abbiamo già sentito in tanti altri video legati alla longevità, una delle cose fondamentali per Bernardo era l'attività fisica. Quando aveva 90 anni e più andava a camminare tutti i giorni almeno 30 minuti, ma fin da ragazzo, fino dai 40-50 anni, faceva esercizio aerobico sia all'aperto sia in palestra. Due sono stati i suoi precetti insegnatigli da suo padre: obbedienza e moderazione. Obbedienza nel seguire tutte le indicazioni che il padre gli dava, proprio legate alla salute. E sappiamo bene che per un figlio, per un ragazzo, questa cosa è sicuramente difficile. La seconda è la moderazione, che è probabilmente uno dei consigli più diffusi in tutto il mondo, che si tratti di abitudini alimentari, che si tratti di stile di vita, che si tratti di qualsiasi cosa. Non bisogna quindi essere estremisti, evitare qualsiasi cosa o ridursi a fare tutto il giorno le stesse attività, ma la moderazione può essere veramente la parola adatta per avere uno stile di vita che possa portare a farti fare qualsiasi tipo di esperienza senza però avere effetti negativi, godendo di una salute permanente e duratura. Bernardo, in aggiunta, aveva una particolare attenzione per la salute del suo colon e sicuramente già dai suoi tempi aveva capito quanto fosse importante il microbiota, nonostante a quei tempi ancora non fosse riconosciuto. Aveva l'abitudine comunque tutti i giorni di farsi un frullato di verdure verdi, proprio per migliorare la mobilità del colon, proprio per andare a nutrire quei batteri tanto importanti che risiedono nel nostro intestino grasso e sono direttamente collegati al rinforzamento del sistema immunitario e al buon funzionamento del sistema nervoso. Per finire, il buon Bernardo andava sempre a dormire puntuale alla stessa ora, ovvero le 9:30, e si vesiava come una macchina il giorno dopo 6-8 ore di sonno. Ne abbiamo già parlato anche noi in un altro video che puoi trovare cliccando qui in alto, ma il sonno è sicuramente una parte integrante, una parte attiva della tua salute che deve essere rispettato e facilitato nel modo migliore. E poi un'ultima chicca, un'ultima grandissima lezione che Bernardo ha imparato direttamente dal lavoro del padre, potendo testimoniare e guardare tantissimi dei pazienti curati dal padre stesso e che entravano nella sua clinica. Il padre, come il figlio, avevano capito che uno dei problemi principali della società moderna era lo stress. E quindi, secondo Bernardo, come al padre, era estremamente importante controllare i livelli di stress, cercare di avere sempre del tempo libero per rilassarsi e per tornare ad avere un equilibrio psicofisico. Stare all'aria aperta, fare esercizio fisico, prendere del sole o meditare sono tra le attività più consigliate per abbassare e controllare lo stress, che anche tu puoi iniziare a considerare come vere e proprie medicine, per prevenire i problemi di stress, per prevenire le alterazioni di salute e andando a goderti un po' di più, momento per momento, tutti i giorni della tua vita. Un'ultima curiosità proprio su questo personaggio diventato famoso negli Stati Uniti. Negli ultimi anni della sua vita ha addirittura scritto un libro, proprio per aiutare le persone a arrivare fino ai 100 anni e andare oltre. Da ricerche successive, però, si è messo in dubbio, perché non si sono trovati dei certificati ufficiali, che Bernardo fosse effettivamente nato nel 1901, ma si pensa invece che sia nato tra il 1907 e il 1910. Per tanti, il fatto che lui abbia proclamato di essere nato nel 1901 è stata solo una strategia proprio per aumentare la vendita del suo libro e per aumentare la sua fama. Nonostante questo, 1901-1907, possiamo comunque dire che era un ultracentenario che ha vissuto tantissimo,
per un vantaggio anche genetico, visto che la mamma è arrivata a 92 e il padre a 99 anni, ma sicuramente oltre alla genetica c'erano queste buone abitudini che ha condiviso con tutti noi. Personalmente mi fa molto piacere constatare che anche per Bernardo Lapallo c'erano dei principi simili, molto simili, a tutte le altre persone oltre a 100 anni e a tutte le persone che vivono nelle zone blu. Quelle zone speciali come Okinawa, la Sardegna o la Grecia, dove le persone in media vivono molto più a lungo. Di questo però ne ho già parlato in un altro video che se vuoi approfondire puoi trovare cliccando qui in alto. Una curiosità, una cosa importante che interesserà anche te. Sapevi che una persona anche a 50-60 anni, se cambia 4 cose nella sua vita, può arrivare ad aumentare la sua aspettativa di vita di 15 anni? Questa è un'ottima notizia, perché significa che non è mai troppo tardi per vivere in salute e per vivere più a lungo. Adesso passo la parola a te. Quali di queste abitudini che aveva Bernardo Lapallo anche tu già stai seguendo? Quale invece non stai seguendo e vorresti aggiungere? Commenta pure qui sotto, così che anche gli altri membri della community potranno imparare dalla tua esperienza. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo, e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!